Hai sempre desiderato avere denti bianchi, ma non volevi spendere troppi soldi con lo sbiancamento professionale dal dentista, e hai optato per i kit sbiancanti fai da te. Brutte, anzi, bruttissime notizie per te. I kit sbiancanti casalinghi possono bruciare le mucose di bocca e gola e possono provocare il cancro, lo riporta il New Daily. Una notizia shock che sta facendo il giro del mondo e spaventando numerosissimi consumatori. Attenzione! Non tutti i kit sbiancanti fai da te sono dannosi per la salute, si tratta di alcuni kit venduti illegalmente su eBay in Australia. I kit in questione contengono alti livelli di sostanze pericolose. Gli ingredienti attivi sono molto nocivi e possono avere conseguenze devastanti. Sono state trovate dozzine di pubblicità dei kit sotto accusa, i quali contengono più del 44% di perossido di carbamide e il 9% di perossido di idrogeno. Ma quali sono le giuste concentrazioni dei principi attivi? I dati sono spaventosi. Tenete presente che il perossido di idrogeno in percentuali oltre il 6% e il perossido di carbamide in percentuali superiori al 18% sono considerati veleno dall'Australia's Poison Standard. E, ovviamente, non andrebbero usati. Se non dai dentisti che sanno dosarli nel modo giusto per ottenere buoni risultati senza essere nocivi per la salute. Un portavoce di eBay ha fatto sapere al The New Daily che i prodotti incriminati sono stati rimossi. La soddisfazione del cliente è la cosa più importante per noi di eBay, ha detto, la nostra politica è quella di proteggere il consumatore e soddisfarlo. The Therapeutic Goods Administration ha fatto sapere che i kit per lo sbiancamento dentale sono considerati dei cosmetici e non dei presidi medici. Ma bisogna comunque prestare attenzione alla loro composizione. Il professor Laurence Walsh dell'Università di Queensland ha fatto sapere al quotidiano che molti prodotti di questo tipo sono però inefficaci. Per esempio ha chiarito che i kit che contengono bicarbonato di sodio possono rovinare la superficie dei denti e lo smalto. Quelli che contengono carbone attivo, invece, non puliscono bene gli spazi tra un dente e l'altro, mentre le luci a LED, quelle usate dai dentisti, non contengono il giusto tipo di luce necessario a sbiancare i denti. Santo cielo, ma allora che cosa dobbiamo fare per avere un sorriso splendente?